Questo programma è offerto da Regione Sicilia, indagini ARS, a rischio 6 deputati. Palermo, 16 indagati per il crollo alla bucceria. Cinisi, donna muore di infarto sul pullman. Sport calcio, Viareggio Cup, la primavera rosa vola ai quarti. Caso Giannuso. Sei fantasmi si aggirano per Palazzo dei Normanni, tra i lavori delle commissioni e le riunioni dei gruppi parlamentari. L'effetto Giannuso è anche questo. Sei deputati, tutti eletti nel collegio di Siracusa, infatti tra poco non saranno più onorevoli al 100%. Nonostante le rassicurazioni del presidente Arzione, che però ha chiesto in merito un parere dell'Avvocatura dello Stato, infatti la sentenza con il quale il CGA ha imposto la ripetizione del voto in 9 sezioni della provincia di Siracusa, dopo il ricorso al candidato MPA Pippo Giannuso, porta con sé l'annullamento del verbale di proclamazione dei deputati interessati a quella competizione elettorale. Ha annullato, insomma, l'atto che ha assegnato al candidato lo status di deputato regionale. La sentenza passerà in giudicato tra 3 settimane e a quanto pare i parlamentari siracusani sarebbero formalmente decaduti. Ma quei deputati certamente non si danno per vinti, stanno preparando la controffensiva. A Siracusa, insomma, sarà presto una guerra di carte, con la richiesta da parte degli attuali onorevoli di revoca della sentenza del CGA, ma soprattutto con la presentazione da parte degli stessi 6 deputati di una denuncia penale. Se dobbiamo andare a votare a causa di alcune irregolarità, racconta ad esempio il presidente della Commissione Attività Produttive Bruno Marziano, si faccia chiarezza sulle responsabilità. Palermo, continuano le indagini sul crollo a Piazza Garraffello. Le indagini sul crollo della loggia dei Catalani, avvenuto mercoledì scorso in Piazza Garraffello, vede 16 indagati, di cui 15 proprietari e un tecnico comunale. L'accusa al tecnico è di non aver monitorato sulle opere di messa in sicurezza della struttura, attività che non sarebbe mai stata fatta. Nel frattempo è stato effettuato il sequestro preventivo di un altro palazzo all'angolo di via Cassari e da breve verrà posto sotto sequestro Palazzo Lomazzarino. In entrambi i casi i proprietari si sono resi disponibili ad effettuare i lavori di restauro. Riforma province. Oggi in aula la discussione generale sui liberi consorsi. Si è svolta oggi la discussione generale sui liberi consorsi. L'aula ha approvato le norme che stabilisce l'assegnazione delle entrate tributarie alla Sicilia tramite una modifica dell'articolo 36 dello Statuto. Sì anche al DDL sulla promozione della ricerca scientifica in ambito sanitario. Turano dice che questo è un risultato storico. L'aula ha approvato all'unanimità il disegno di legge col voto 162/A che stabilisce l'assegnazione delle entrate tributarie alla Sicilia tramite una modifica dell'articolo 36 dello Statuto. Questo richiederà un passaggio al parlamentare nazionale. Prima del voto al DDL è stato approvato un ordine del giorno con parere favorevole del Governo. Sì anche al disegno di legge sulla promozione della ricerca scientifica in ambito sanitario. È la prima volta, ha dichiarato entusiasta il relatore Mimmo Turano, UDC, che la Regione si dota di una legge che garantisce ricerca scientifica in ambito sanitario. Questo DDL permetterà ai giovani ricercatori di avere uno strumento operativo che consenta leggi a costo zero. Palermo, Franco Zappalà, Gianni Nanfa, Aldo Morgante del Teatro Al Massimo, Vito Parrinello del Teatro Dirittamo, Giuseppe Lelio dell'Agricantus, Massimo Campagna dei Candelai. Questi sono tra i 72 imprenditori del settore teatrale denunciati dalla Guardia di Finanza che avrebbero messo in scena spettacoli fantasma con presunte false attestazioni, costi dichiarati ma mai effettivamente sostenuti, contributi previdenziali non versati, utilizzazione di fatture false.
Le indagini del nucleo di polizia tributaria delle Fiamme Gialle di Palermo hanno permesso di far luce su un presunto sistema di frode messo in piedi da imprenditori del settore artistico. L'inchiesta, dunque, avrebbe portato a galla una truffa per oltre 1 milione di euro, cifra che avrebbe potuto essere di gran lunga superiore, tenendo conto che sulla base delle false autocertificazioni presentate da imprese, attori, imprenditori, la Regione era pronta ad erogare altri contributi. Solo le asfittiche casse regionali e la conseguente chiusura dei rubinetti dei finanziamenti ha fatto sì che molte presunte truffe siano rimaste solo tentate. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristorante e pizzeria. Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. You sexy, sexy dancer. Ambiente ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. L'associazione Ludovico Torres e la città di Monreale incontrano il consolato russo. Si è svolto ieri a partire dalle ore 17 nel Palazzo Arcivescovile di Monreale, alla presenza del console russo, dottor Vladimir Korotov, l'incontro organizzato dall'associazione Ludovico Torres di Monreale. Oltre alla delegazione russa, vi erano consolari degli Stati Uniti, dell'Austria, della Polonia, della Tunisia, della Norvegia e della Danimarca. Questo è il primo evento laico svoltosi nei locali del Palazzo Arcivescovile. Presente il sindaco Filippo Di Matteo, l'assessore alla cultura Lia Giangreco, era presente all'incontro anche l'arcivescovo di Monreale, Monsignor Michele Pennisi, che ha descritto la Sicilia come la terra della pace e dell'unione, augurando di ampliare l'iniziativa anche ad altre realtà oltre quelle già presenti. Il console Korotov ha sottolineato la bellezza e le risorse artistiche e culturali della città e del Duomo e ha auspicato che eventi come la Settimana di Musica Sacra, che fino a pochi anni fa attirava artisti e turisti da ogni parte del mondo, possa vedere di nuovo la luce. L'importanza del rapporto fra la Russia e l'Italia tutta non sta però semplicemente nei rapporti turistici. Infatti gli scambi economici tra l'Italia e la Russia hanno superato i 45 miliardi di euro nel solo 2013. La serata si è poi conclusa con una cena presso il Giardino degli Aranci. Bagheria. La sanità al servizio del cittadino direttamente in strada. Numerosi bagheresi che si sono rivolti ai medici e quanto accaduto ieri con l'iniziativa dell'ASP, l'azienda sanitaria provinciale, che di concerto con l'amministrazione comunale ha organizzato ASP in piazza. In 4 diversi camper i medici prestavano gratuitamente la loro opera, che ha riguardato soprattutto la medicina preventiva. Alle prestazioni mediche si sono aggiunti anche i servizi amministrativi dell'URP, quali tra gli altri la revoca e la scelta del medico, il servizio informativo sulle vaccinazioni. In un momento di crisi, la sinergia tra le diverse amministrazioni pubbliche al servizio del cittadino e per di più offrendo loro servizi gratuiti è auspicabile e replicabile, afferma il sindaco Vincenzo Lomeo, soprattutto considerando che si tratta di servizi sanitari volti alla prevenzione e al controllo del rischio. Misilmeri, deposito auto rubate, blitz dei carabinieri. All'interno di un capannone industriale nella contrada Rigano di Misilmeri, i carabinieri hanno ritrovato delle autovetture di dubbia provenienza. Alcune infatti risulterebbero rubate. Le forze dell'ordine impiegate nell'operazione hanno denunciato 3 persone con l'accusa di concorso in ricettazione di auto rubate. Procedono le indagini per stabilire la provenienza di altro materiale rinvenuto durante il blitz, come attrezzi per la riparazione e riverniciatura delle auto.
Cinisi, una donna palermitana di 53 anni, è morta stroncata da un infarto mentre si trovava su un pullman della Segest SRL in direzione Palermo. La donna, colta da malore, ha chiesto all'autista di fermarsi. Il conducente è uscito allo svincolo per Cinisi. A bordo del mezzo c'era un medico che ha prestato i primi soccorsi, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. È morta per arresto cardiorrespiratorio. Il posto è arrivato all'ambulanza del 118, ma i medici hanno solo potuto constatarne il decesso. Difficoltà anche per rintracciare i parenti della donna, che non aveva con sé i documenti di riconoscimento. È stato usato il cellulare e contattato l'ultimo numero nella lista delle chiamate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Carini, che hanno accertato quanto accaduto. Il medico legale ha dichiarato che si è trattato di morte naturale, quindi non è stata disposta l'autopsia. Palermo, progetto Cottonet. Si leggono parole di amarezza e disappunto nella lettera aperta dell'imprenditore Giuseppe Pizzino, creatore del marchio Castello Camice, conosciuto in tutto il mondo per il Made in Sicily, da 2 anni impegnato nel progetto Cottonet, che mira alla reintegrazione della cultura del cotone in Sicilia. Il 15 marzo scade il tempo utile per raccogliere le firme che permetteranno al popolo siciliano di essere economicamente autonomo. Pizzino conta nella collaborazione dell'intera popolazione in seguito all'indifferenza delle autorità competenti. Racconta l'imprenditore dell'incontro avvenuto a fine gennaio con l'assessore Caltabellotta e la pretesa di questi, in seguito ad appuntamenti mancati, di parlare del progetto in esame in Piazza Indipendenza. In seguito ad un manifesto disappunto dell'imprenditore, l'incontro viene effettuato nella Sala Blu. Il progetto in discussione vede la reintegrazione della cultura del cotone in Sicilia, concluso lo scorso ottobre dopo 2 anni di lavoro. Il progetto sostiene che l'introduzione di una moneta regionale, complementare al sistema monetario europeo, può creare le risorse necessarie per finanziare gli investimenti strategici che darebbero lavoro a 250.000 disoccupati siciliani, riequilibrando il divario infrastrutturale con il resto d'Italia, la differenza del numero degli occupati rispetto al tasso di attività, il reddito delle famiglie che si porterebbe da 13.000 euro a 18.000, permettendo al prodotto interno lordo di crescere da 82 a 86 miliardi. Racconta in conclusione l'imprenditore che alla domanda posta all'assessore se avesse almeno visto le 8 comunicazioni che precedevano la fissazione di un loro appuntamento e se era al corrente della loro tematica, l'assessore rispondeva: «Sono qui da soli 20 giorni e sono all'oscuro di tutto». Come biasimare l'amarezza dell'imprenditore? Monreale. La pioggia incessante ha causato il crollo di una parte del tetto del comando dei vigili urbani. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per effettuare la messa in sicurezza della zona, facendo cadere i calcinacci, con la consecutiva chiusura dell'intera ala dichiarata inagibile. Il sindaco Filippo Di Matteo ha dichiarato di aver già preso provvedimenti per il ripristino del tetto, consentendo così la riapertura della parte inagibile. A Monreale, l'11 novembre scorso, nella caserma della polizia, gli agenti sono dovuti ricorrere all'uso dei secchi per contenere l'acqua che filtrava dal tetto. La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo è lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer. We'll be right back.
ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Oggi, 12 febbraio 2014, alle ore 15, all'interno della splendida location di Palazzo Aragona Couto di Bagheria, si svolgerà la riunione casting del gruppo Art in Progress di Giuseppe Morici. Durante la riunione verrà presentato il calendario delle attività culturali che si svolgeranno nel 2014 in tutta la regione Sicilia. La riunione è aperta a tutta la cittadinanza bagherese e non solo. Morici e tutto il suo staff ringrazia la direttrice di Palazzo Aragona Couto, Lea Amodeo, e l'amministrazione comunale per aver concesso i locali. Palermo. Inaugurato l'ecomuseo urbano Mare Memoria Viva. Sabato scorso, presso l'arsenale della Regia Marina e l'ex deposito locomotive di Sant'Erasmo, è stato inaugurato l'ecomuseo urbano Mare Memoria Viva. L'ecomuseo ha come priorità quella di sviluppare la partecipazione sociale della comunità nel rapporto tra Palermo e il mare, fungendo da soggetto qualificatore della costa occidentale siciliana. Il progetto dell'ecomuseo è stato ideato dall'organizzazione culturale CLAC ed è stato realizzato grazie al contributo della Fondazione con il Sud. L'ecomuseo racconta lo storico rapporto tra Palermo e il mare e le trasformazioni di questa città complessa nella vita del lavoro di tante persone. Vi sono storie di resistenza, di viaggio, di commercio, di vacanze e di lavoro. Vi sono ricordi, luoghi, fiabe, cartoline. Vi sono naviganti, portuali, scrittori, poeti, bagnanti, pescatori, operai dei cantieri navali, capitani e marinai. Gente che va per mare e gente che se lo porta sempre dentro, ovunque sia. Un modo per rappresentare l'uomo e il mare. Connubio perfetto della società palermitana. Spettacolo! Oggi, alle ore 18, ritorna la rubrica In Eventi. All'interno di questa puntata, intervista esclusiva realizzata a Mogolle durante la manifestazione Italian World Discography diretta da Maria Nucatola. Altro importante evento trattato è stata l'iniziativa Aiutiamo Ballando, che ha visto premiato il giovane talento Joker. Proprio di Joker avremo un'intervista realizzata in esclusiva. Non perdete In Eventi, oggi alle ore 18. Calcio, Viareggio Cup. Continua l'avventura della primavera rosa alla Viareggio Cup. Il Palermo ha battuto l'Empoli per 1-0 negli ottavi di finale con un bel gol di Cucchiara, che ha approfittato di una respinta corta della difesa per mettere a segno il tap-in vincente. I ragazzi di Bosi affronteranno domani, per i quarti di finale, il Verona, che ha eliminato ai calci di rigore i baby juventini. Questo programma è stato offerto da da parte di Silvia Caravello e da ilmeteo.it, dove lei fa la differenza. Previsioni per mercoledì 12 febbraio 2014: il tempo migliora al nord, ma piogge interessano ancora il sud e i versanti adriatici del centro. Ecco il dettaglio grafico: al nord cielo poco o parzialmente nuvoloso con prevalenza di tempo soleggiato, vedete, su tutte le regioni. Al centro invece molte nubi coprono i versanti adriatici con piogge su Marche, Abruzzo e Molise, generalmente di debole intensità, piovaschi veloci li avremo anche in Sardegna. Al sud molto nuvoloso su tutte le regioni, inizialmente piogge su Campania e Calabria, poi qui migliora, ma i fenomeni interesseranno la Puglia e anche quasi tutta la Sicilia. La neve cadrà
sugli Appennini, sopra i 1200-1400 metri circa, lo vediamo anche dal nostro dettaglio grafico, quindi potete vedere anche le zone, le quote di vostro interesse. Venti occidentali deboli sul Tirreno più settentrionali sull'Adriatico. Un'occhiata anche alle temperature minime comprese tra 1 e 8 gradi al nord del centro fino a 10 gradi al sud. E di giorno che cosa prevediamo? 9-13 gradi al nord fino a 15 gradi al centro, vedete, e al sud. Carissimi, l'aggiornamento si conclude qui per il momento. Assieme al nostro direttore Antonio Sanò desideriamo ancora ringraziarvi per il successo ottenuto sulla nostra pagina Facebook. Ne siamo felicissimi, che poi ha raggiunto più di 1 milione di mi piace, non ve l'avevo detto? E il contatore ancora non si ferma, aumentando così la vostra stima nei nostri confronti. O almeno ce lo auguriamo. Ancora grazie, ciao!